Ciao ragazzi, allora io sono Cristina e soffro anch'io di un disturbo alimentare, di anoressia. E voglio raccontarvi un po' della mia storia, specialmente di un periodo della mia vita che sta ancora andando avanti. Come è iniziato in pratica? È iniziato quando mi sono ritrovata a non mangiare, ma in realtà non è stato un cambiamento repentino, cioè non è che ho piantato di mangiare, basta. Io sono andata attraverso degli stage. Sempre di più provavo dell'odio nei confronti del cibo e facevo di tutto per dimagrire o comunque sentirmi meglio, non capivo il perché. Era iniziata la quarantena, non potevo più fare danza, io sono una ballerina, e quindi ho iniziato a fare diete in deficit calorico, con l'aiuto di mia mamma, non di un esperto, che non consiglio. E poi sono iniziate le abbuffate. Sono iniziate le abbuffate quando ho iniziato a uscire di nuovo, quindi quando hanno permesso di uscire, uscivo con i miei amici o vedevo parenti, io non volevo far notare che avevo dei problemi, che io non volevo mangiare certe cose, quindi mangiavo, tornavo a casa e quando tornavo a casa mangiavo tutto quello che c'era. Cioè, non dolce, salato insieme, senza un ordine, finché non ce la facevo più. E lì ti senti esplodere, non solo fisicamente, perché l'intestino si è rimpicciolito, lo stomaco, ma anche psicologicamente, quindi si sta malissimo. Ho provato a vomitare, non ce l'ho fatta, per cui a cosa sono ricorsa? Stare per almeno 3 giorni chiusa in camera, da sola, senza mangiare, e poi a questi giorni senza mangiare seguivano attività sportive e movimento continuo che mi devastava, ma lo trovavo utile perché almeno avrei bruciato tutto quello che avevo mangiato. Questo era quello che avevo in mente. Come mai sono arrivata qui? Io ormai ci sono dentro in questo disturbo alimentare ormai da 4 anni e ho riflettuto su come sono arrivata a questo punto. Era un periodo difficilissimo, ho iniziato a stare male mia sorella maggiore, psicologicamente, per cui tutta la famiglia si è vista a guardare lei. Io in primis volevo aiutarla, non volevo essere un peso per mamma e papà perché lei doveva stare bene. È soltanto che così mi sono chiusa riccio. Mi sono chiusa riccio e tutti i miei problemi non li dicevo a nessuno, li sapevo solo io. E allora, per farmi notare dai miei genitori, per essere in qualche modo degnata di uno sguardo, di qualche parola, cercavo di essere perfetta in tutto quello che facevo. Cercavo di essere perfetta nella scuola, nella danza, dovevo avere complimenti ovunque, ma non sempre ci riuscivo, perché arrivi dove puoi arrivare. E quindi me ne sono fatta una colpa, mi sono arrabbiata con me stessa, cos'è che non andava? Cos'è che potevo controllare così bene che lì sì che avrei avuto successo senza problemi? Il cibo. Lì ho smesso di mangiare completamente. Pian piano ho diminuito le calorie finché ho smesso di mangiare. E lì io stavo da Dio. Cioè, io pensavo di stare da Dio. Mi sembrava la soluzione, perché a quel punto magari mi avrebbero vista, mi avrebbero accettata come compagna di classe, come amica. Io mi sarei accettata come ragazza, magari mi sarei trovata più bella, sarei stata veramente perfetta. Non è stato così. Io ero una bomba che stava etichettando, ero pronta ad esplodere e sono esplosa. Sono esplosa e i miei l'hanno notato. Non ero più me stessa. Io sono una ragazza sorridente che ha voglia di fare ora. 4 anni fa si è spento tutto. I miei occhi non brillavano più, non sorridevo più, non facevo niente. Chiusa in casa, non andavo più neanche a scuola. Facevo solo danza per sentirmi un po' bene, ma non riuscivo neanche a reggerla. Facevo 3 ore di danza per 7 giorni alla settimana e mi veniva da svenire, ovviamente non avendo niente in corpo. E
quando se ne sono accorti mi hanno fatto delle domande, hanno cercato di portarmi da uno psicologo. Io mi sono infuriata con i miei genitori, li ho odiati perché mi sono sentita di nuovo messa da parte, perché mi hanno portata da uno psicologo mentre mia sorella la seguivano loro, perché a me non avevano tempo di ascoltarmi. E quindi devo andare da un professionista. Cosa ho deciso di fare? Di continuare per la mia strada. Non mi importava. Non parlavo con il mio psicologo, me ne fregavo, dicevo che andava tutto bene. E tutto il cibo che non mangiavo ho iniziato a darlo al mio cane. Così non potevano vederlo che era nella spazzatura, non mangiato, ancora nel frigo. E a un certo punto mi hanno portato dal dottor Iraci. E dopo qualche seduta mi ha diagnosticato l'anoressia nervosa e mi disse: tu tra qualche giorno devi andare in ospedale, devi ricoverarti. Io non ci vedevo più, ho odiato il dottor Iraci profondamente, ho iniziato a chiedermi quale fosse stata la causa, cioè perché se ne sono accorti? Ho fatto qualcosa di sbagliato? Di certo il cane non poteva essere stato, non parla e adorava mangiare le mie cose. Eppure se ne erano accorti, ero deperita completamente. Sono andata in ospedale ed è stato un percorso. Poi non volevo più uscire dall'ospedale. Mi ero legata a quel posto, mi sentivo sicura, quasi protetta. E quando sono uscita e sono tornata a casa, io non volevo stare a casa, non volevo vedere i miei nonni, non volevo vedere mia mamma, mia sorella, mio papà. Mi davano fastidio perché il loro sguardo era cambiato, avevano terrore quando mi guardavano, avevano paura di qualsiasi cosa potessero dire, potesse accadere. Erano terrorizzati, per cui mi sentivo fuori posto. Però mi sono detta, ok. Sono uscita dall'ospedale, devo farci qualcosa perché stiamo soffrendo tutti in casa, non solo io. Allora ho iniziato a parlare con i miei medici. I miei hanno creato un'ottima equipe di medici e mi sono accorta che quando ho iniziato a parlare qualcosa andava meglio. Cioè, in qualche modo mi sentivo capita. Cioè, il dottor Iraci ha studiato questa malattia, per cui parlarne con lui, che sa di cosa si sta parlando, ti senti quasi accolto. Mentre in famiglia è veramente un mostro dentro l'armadio che non vuoi mai vedere, non te aspetterai mai che c'è. Per cui in qualche modo mi sentivo meglio. E ho iniziato la cura. Ho iniziato a mangiare di nuovo gradualmente e poi con calma ho capito che i miei dottori non erano i miei dottori che puntavano a farmi ingrassare, a farmi riprendere il peso. Loro puntavano a medicare quello che non andava nella mia testa. Con la comunicazione diciamo che ci siamo venuti tanto incontro perché i miei dottori mi hanno ascoltata tantissimo e questo ha fatto tantissimo. Essere ascoltati aiuta, quindi ci venivamo incontro e ha fatto così il percorso di guarigione è stato ottimale, devo dire. Io ora non sono del tutto fuori, ma devo dire di aver ripreso la mia vita in mano, cioè in qualche modo questa malattia mi ha fatta crescere e capire chi sono veramente. Io prima non sapevo chi ero. Vabbè, avevo 14 anni quando mi sono ammalata, chiedevo tutto ai miei genitori, non uscivo. Io, quando sono uscita dall'ospedale, dopo 6 mesi, era estate, mia sorella mi ha aiutato ad uscire. Ho iniziato a uscire veramente, a farmi degli amici, ad andare in giro, a divertirmi. E ora ho di nuovo dei sogni che io non avevo mai avuto prima. Io ho finito il liceo l'anno scorso perché ho fatto il liceo di 4 anni.
come metà delle materie lingua inglese, e io mi sono detta: non voglio fare l'università quest'anno, io voglio prendere l'anno per me come rivincita e portare tutti i miei progetti a termine, tra cui fare volontariato. Io sono andata nelle Filippine a novembre per un mese, sono ritornata sul palco, ho filmato un film cortometraggio per cui io ero la protagonista. E ora in serbo molti altri progetti che non vedo l'ora di mettere in atto, tra cui parlare di questa malattia e non renderla più un tabù. Cioè, veramente tantissime ragazze e ragazzi ne soffrono, non ne vogliono parlare perché si vergognano, come se fosse qualcosa di orribile. Non è colpa nostra se ci ammaliamo. Se ci prendiamo la febbre, non è colpa nostra, è la stessa cosa. È una malattia psicologica della mente, che poi si vede sul corpo, sì, è vero, ma il problema sta tutto qua. E quindi io accetto sempre di venire a fare discorsi con il dottor Iraci perché voglio aiutare chi come me soffre. Perché è un incubo e me ne rendo conto. E chi meglio può capirti di una persona che l'ha provato?